Vorrei però che tu introducessi un breve ritratto di Pasolini scrittore leggendo la dedica che Pasolini scrive al suo primo libro a Teresa, che è la fidanzata al momento e poi sposerà. Paolini è stato anche un curare de femme, è stato l'amante di Doris Durante, attrice bellissima, è la pagina 90. Ed è una dedica di una tenerezza straordinaria, per ritornare al discorso del ma come mai. Sì, questo è un'altra di quelle cose molto complicate. In realtà quando si affrontano le fonti storiche, questa è una temperatura molto diversa tra loro. Bisogna sempre pensare perché sono scritte le cose, no? Quando uno legge un diario, sa che un diario può essere intimo, però allo stesso tempo spesso e volentieri viene costruito anche pensando magari se lo trovano. Mi rifaccio una coscienza di un certo tipo, è stato il caso di certi memoriali scritti appunto da c'è per esempio, qui riporto un altro documento che è un rapporto della Gestapo su Pasolini, che chiaramente bisogna pensarlo con quella leggere una lettera che era stata scritta in questo caso da Alessandro Pasolini piuttosto giovane, perché adesso non mi ricordo esattamente l'anno di pubblicazione di Giro d'Italia. Giro d'Italia è il primo romanzo di Alessandro Pasolini. Alessandro Pasolini credo che sia il 28 o 30, è uscito prima a puntate sul Tevere e poi è stato pubblicato da nel 29. Comunque Pasolini era piuttosto giovane, perché era del 3, era il suo primo romanzo. Tra l'altro lui inaugurava un po' questo filone della letteratura sportiva che poi nel Novecento ha avuto altri interpreti. Lui è stato un po' il primo proprio in Italia a scrivere un romanzo sportivo, cioè proprio come sottotitolo romanzo sportivo. E tra l'altro in Italia 1928, quindi era Calditelli editore Foligno, e prima era uscito sul Tevere a puntate. Infatti lui pare che lo scrivesse appunto di corsa, puntata dopo puntata, veniva chiuso dagli amici nella stanzetta per scherzo a chiave per finire questi capitoli. Quindi lui si racconta romanticamente a Teresa, che era mia nonna, che io ho conosciuto e che è stata viva fino al 1994, quindi sto parlando di una donna che ha vissuto tutto il dopoguerra fino a appunto, quindi ha attraversato tutta la storia che c'è stata dopo. E quindi a me mi emozionava particolarmente pensare, come tutti, quando uno trova poi un bigliettino di un nonno o una nonna e trova delle cose umane, sente l'emozione, però poi bisogna sempre mantenere la giusta distanza. Qui lui scriveva: o Teresino, quando scrivevo questo libro era come ora che scrivo questa dedica, ossia tu stavi in un angolino della stanza e mi guardavi e aspettavi che finissi una pagina, allora ti alzavi come fatto ora e mi baciavi per premio, e io sentivo il tuo profumo e mi prendeva una specie di disperazione, e per sfogarla scrivevo un'altra pagina cercando che ci rimanesse imprigionata, tradotta in fantasia e in immagini, tutta la nostalgia e il desiderio che avevo di te, amore mio, e del tuo sorriso mattutino e dei tuoi pensieri e del tuo fresco corpo in fiore. E così passavano le giornate, le settimane e i mesi. Questo libro, Teresino, è il primo dei nostri figli e so che gli altri saranno come questo, pieni di salute, di allegria e di furibondo amore per questo nostro divino paese. Ora mi dici, Teresino, che non puoi più aspettarmi e che hai male, e poso questa tua penna e vengo a guarirti. Buzzino, che era il suo soprannome da allora. Pensate alla differenza che passa fra questo Pasolini e quello che organizza le Brigate Nere, che organizza i cecchini che a Firenze sparavano dai balconi alle donne che uscivano durante. Sì, questo per ritornare al capitolo del come mai. Sì, questo appunto è il capitolo del come mai. Sappiamo appunto, questa è una questione poi infinita, interessantissima, di come il bene e il male negli uomini si presentino mescolati, e come anche figure, insomma, la storia delle persone che si sono poi sono state interpreti anche di quelli che possono essere definiti dei crimini, sono state spesso persone appunto che non per questo non sono stati buoni padri di famiglia o buoni
mariti e mogli, e questa cosa ci insegna molto, ecco, sulla natura umana. La natura umana, appunto, non è così chiara. E qualche dettaglio in più su Paolini scrittore. E Paolini scrittore, appunto, è stato... Non è sacrificato nelle storie, nella letteratura? No, ma Paolini, come molti intellettuali di quell'epoca, non tutti, concepirono l'azione culturale e quella politica come un tutt'uno. Era qualcosa che veniva sicuramente anche da certi tipi di avanguardie, come quella futurista, il pensiero azione, cioè l'idea che non si potesse continuare a stare, pur essendo Alessandro Paolini figlio di un accademico d'Italia particolarmente noto, Paolo Emilio, che faceva addirittura il professore di sanscrito, sapeva 30.000 lingue. È cresciuto a pane e sanscrito. Sì, questo poi mi incuriosiva molto, perché è stranissimo, perché sembra reagire a tutto questo Alessandro Paolini, cioè è uno di quegli intellettuali che, nonostante resti fortemente un intellettuale, fa come, poi succede sempre, non so se ci fate caso, di sentire intellettuali, persone che esercitano mestieri intellettuali, dire che hanno grande odio degli intellettuali e gli si rivoltano contro, cioè è un continuo, cioè in realtà è una specie di gioco delle generazioni. Alessandro Paolini fu uno di quei giovani fiorentini che, nonostante fosse borghese e fortemente intellettuale, si esprimeva contro, certo, un certo tipo di intellettuale, crociano, passatista, perché doveva passare all'azione? Perché l'organizzazione culturale e la scrittura facevano parte dello stesso progetto per lui. Quindi nei libri c'è il problema di tutti quei romanzieri o di quei narratori che mettono l'ideologia davanti alla scrittura. Sappiamo benissimo che non funzionano, cioè il romanzo, quando diventa strumento di un valore, non funziona. Purtroppo il romanzo deve esprimere spesso e volentieri anche cose atroci, ma che spesso e volentieri, appunto, se non per fare un esempio che può sembrare ideologicamente vicino, ma appunto Céline può scrivere un romanzo meraviglioso ed essere una bestia come uomo, non cambia, mentre invece quell'idea edificante di usare il romanzo per trasmettere una propria idea della realtà, del paese, di quello che deve essere, del dover essere, non funziona mai, diventano documenti. Infatti i libri di Alessandro Paolini, che sicuramente aveva una buona penna, era uno scrittore anche piuttosto valido, ma i libri di Alessandro Paolini sono interessantissimi come documenti di un'epoca, perché avendo molta capacità espressiva, ad esempio leggere Giro d'Italia, che è questo racconto, appunto, dove lo sport viene visto come riscatto nazionale a fronte di un certo tipo di cultura, ci fa capire bene che cosa stavano pensando in quel momento certi giovani, e anche i racconti di Scomparsa d'Angela, che poi sono questa raccolta che la Mondadori pubblicò quando lui era ministro nel 1942 con molto successo, nei racconti c'è veramente il documento di un'epoca. Allora diventano quei romanzi che sono interessanti non certo come capolavori della letteratura, ma come vivi documenti di un periodo.